Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Case Abbraccio. Eccolo qua, oggi vi presentiamo Antec Draco 10. Antec Draco 10, case micro ATX, perché si vede che è un po' più basso. Sì, ultimamente questo micro mi sta tornando di moda. Micro, di anche moda. Il mini ATX, però il micro non ti dico che mi sta diventando un nuovo formato, però sempre più produttori escono, senti, sì, ti ho detto case micro ATX, che poi sono più bassi e più larghi, perché devono lasciare lo spazio, sì, comunque per il 2, almeno un 2,40 al liquido, sì, quindi un aio 2,40 in top, quindi di conseguenza li stanno allargando. Prima se facevi il micro ATX era veramente piccolo, adesso a occhio, a un occhio non esperto, diciamo che gli rimane sempre il dubbio, cioè, ma è micro o è full ATX? Perché la differenza è veramente poco, cioè neanche due dita, alla fine la lunghezza deve essere quella per forza. È vero, è vero. Questo è un nuovo modello, cioè della nuova linea che ha presentato Antec sul mercato, quindi comunque ve lo andiamo a snocciolare, andiamo a vedere i pro e contro, e quindi alla fine poi di questo video avrete un nostro parere e voto, poi sì, ci aspettiamo anche il vostro. Come sempre, per chi segue questa serie, noi lo facciamo con l'occhio degli assemblatori, quindi non ce li studiamo prima, adesso lo apriamo, tac, andiamo subito a vedere. Ma Stefano, assemblatore è plurale, assemblatore è lui, io reggo solo la 3. Appunto, posso, andiamo. Non ha più le quattro viti a pomello, brutte, bruttissime. Sono riuscito ormai ad intelaiare anche il vero temperato, devo dire che è un bel vetro, spessore 0,3 mm, insomma abbastanza solido. Antec ci ha sempre abituato a un prodotto molto di qualità, cioè molto rigido, il muscle case, se così lo vogliamo chiamare, non è lamierino, leggerino, insomma, di quelli che fa così e si stacca il frontale, questo. Nota della redazione. Andiamo a vedere l'interno, naturalmente micro ATX, quindi un formato un po' più corto, dove però troviamo tanto spazio nel top, nonostante la griglia è stata spostata tutta nella parte più verso il vetro, quindi ci lascia tanto margine qui sopra e tanto spazio, perché la schiena madre arriva qui dove è il mio dito, quindi c'è tanto spazio anche sopra. Quindi un radiatore grossetto, tipo quelli che stiamo usando ultimamente, tipo gli Arctic Cooling, ci vanno. E quindi noto con piacere, insomma, che lo spazio è stato distribuito bene. Due fori comunque sia nella parte superiore per avere tanto spazio per far passare i cavi delle ventole, appunto dell'aio, o comunque il 12 volt per la CPU, ma anche tanto spazio nella parte inferiore, dove troviamo tre comodi fori per far passare tutto ciò che è audio frontale, USB 3, pulsanti di accensione e quant'altro. Posso, quindi, essere critico? Sì, un po' grandi, però a volte sono troppo piccoli, quindi purtroppo che vuoi fare? E se ce l'hai grande, ce l'hai grande, se ce l'hai piccolo, ce l'hai piccolo. Poi, piccola chicca, anche un piccolo foro per far passare, vedi, è stato messo proprio nel lato più estremo, più insomma spostato verso destra. Si dà per scontato che è una, che ne so, una Gaming X Trio o una, comunque una scheda video da gaming. Lo spazio per far uscire il cavo di alimentazione della scheda grafica l'hanno messo bello spostato, quindi non deve uscire da qui il cavo o da qui, ma può partire direttamente da sotto. Su quei fori ci vanno due ventole, volete? Poi sui fori questi qui posti, vediamo appunto che, visto che è mesh, che è forato, ci sono comunque gli alloggiamenti per due ventole da 12 che si possono mettere qui sotto, che sparano verso l'alto sotto la scheda grafica. Buco per far vedere l'alimentatore. Il buco, sì, poi sempre intagliato bene, quindi non è che ci passiamo il dito e insomma ci tagliamo. No. Nella parte frontale, non so se riuscite a vederlo adesso, c'è l'alloggiamento, cioè c'è lo spazio, l'alloggiamento per poter mettere tre ventole da 12 o due da 14 nel frontale. E naturalmente anche il radiatore comunque si può mettere nel frontale, ma non penso ci vadi il 360. Ci vadi? Non va bene. Niente, abbiamo controllato la scheda tecnica. Ci va un 280 in top al massimo e un 280 davanti, quindi il mio occhio mediocre ci ha preso. Vabbè, comunque poi c'è un filtro antipolvere. Andiamo a vedere il frontale di questo case. Allora, qui dovrebbe mettere d'accordo tutti, cioè gli amanti del mesh, gli amanti del close e gli amanti delle lucette. Abbiamo unito tre dimensioni in una. Potrebbe, cioè, anche darsi che non piaccia a nessuno dei tre. Va bene, però lì siete voi che c'avete il problema, non è il case. Qui ha fatto, cioè è stato messo in posizione per dire c'è tanto passaggio di aria, perché le fessure sono molto larghe. C'è il leddino davanti, quindi lascia quella cosa un po' più elegante, il fatto che sia chiuso. Non so se hai notato una cosa, la parte che va a pescare l'aria è quella che interessa la scheda video. Esatto, esatto. Questa cosa è brava, questa qui è una... Non mi aspettavo che lo dicessi.
Sì, delicato. Vabbè, questo perché c'ha dei bei sistemi. Allora, come notiamo, possiamo vedere anche l'interno di come è strutturato. Qui è totalmente chiuso. Questo è il controllo della striscia LED che troviamo a metà del pannello. E queste feritoie sono veramente molto larghe. Lasciano passare veramente tanta aria. E infatti qui troviamo la velina. Le veline! E ce l'abbiamo per fare il filtro antipolvere, quindi il filtro antiparticolato ce l'abbiamo, questo sì. Si può rimuovere per lavorare comunque. Per rimuoverlo bisogna smontare il frontale, vabbè, però sì, avete visto. Il frontale si sgancia rapido, ormai tutti così, senza viti, senza altre cose. Pulsante di accensione, pulsante per i LED, quindi per far cambiare i LED qualora noi non avessimo un controller collegabile alla scheda madre, due prese USB 3.0 e l'audio che qui stranamente, anche se è un modello nuovo, lo troviamo ancora splittato, eh? Strizza un po' l'occhio a qualche vecchia configurazione. Troviamo l'alloggiamento per due dischi da 2,5 pollici, cestello che è removibile per un disco solo o due dischi da 3,5 pollici, perché uno si avvita nella parte sopra o da 2,5 o da 3,5 e uno si infila con il cestello. Però questo disco, questo cestello si può spostare di una tacca, come vediamo dalla griglietta, o si può addirittura rimuovere. Quindi vedete sotto il doppio alloggiamento, se abbiamo un alimentatore troppo lungo lo possiamo slidare o rimuovere. Cestello rimovibile su un case sotto i 60 euro, quindi non male questa cosa. Poi allora, per il discorso invece attacchi frontali, troviamo che comunque sia USB 3.0, audio frontale, non c'è nessun tipo di alimentazione Molex, perché finalmente siamo sbarcati nel 2022. Non c'ha il connettore per la mainboard. Non ha il connettore per la mainboard. Allora, quindi quella striscia frontale è gestibile solo tramite DAS. Allora, sì e no, nel senso che non so se esiste qualche adattatore in commercio che con questo tipo di presa, con questo tipo di attacco, però questo è a 2, no, non è a 3, no. Quindi non è uno standard. No, quello gli serve solo per cambiare l'effetto. E allora no. Positivo e negativo. E allora l'unica cosa che interessa qui è la striscia LED frontale. Però se io vado a mettere tutto full ARGB, perché comunque sono nel 2022, questo case è uscito adesso, mi rode un pochettino che devo gestire. Va bene, però devi considerare poi il prezzo, quindi comunque il tuo rodimento, diciamo, quando pensi al prezzo ti passa un pochettino. Vabbè, troviamo un buon, non tantissimo, però comunque un buono spazio per fare il cable management, perché qui c'è poco spazio, qui c'è meno di un dito di spazio per riuscire comunque sia a incastrare i nostri cavi, quindi capiamo che tra la paratia esterna e lo spazio dei cavi non ce n'è tantissimo. Dobbiamo sfruttare un po' questa incanalatura, come vedete qui che rientra, però. Sì, però ci basta, considerando che è il micro ATX, non dobbiamo attufare questo a me sistema. Basta, a te no. Non dobbiamo attuffare questo sistema per diciamo comunque mettere troppe cose e quindi creare troppo casino. Ma che, ecco. Decidi te o decidi? Sì, un case ti fa capire più o meno quante cose ci può mettere dentro, quindi quanto lo paghi devi capire. Non può comprare una rosetta e metterci un chilo di prosciutto, capisci? Massimo ci può mettere netto e mezzo. Diciamo che tra acceso e spento non cambia proprio tanto. Vabbè, se ci fossero state delle ventole qui a LED, le andavamo a intravedere da parte comunque della griglia frontale. Veniamo al discorso dei voti però. Ecco. Allora, la cosa è un po' ballerina, perché nel momento in cui registriamo da noi, quindi listino ante ufficiale presso il lancio, noi lo vendiamo a 57-58 su Amazon. Ad oggi il case si trova a 75 più o meno, 75 quindi. euro, e in realtà no, c'è molta discrepanza dalle due, tra due quasi costi. 20 euro di differenza su un case che ne costa 50, capite che spostano parecchio. Beh, quindi noi, anche il voto, noi lo diamo basandoci sul nostro prezzo. Al nostro prezzo ti potrei anche snocciolare un 7 meno. Se me l'avessi fatto uscire a 75 euro, darei snocciolato un 6 scarso, perché alla fine è un case che c'ha tutto quello che deve avere per essere micro ATX, però c'ha due o tre cose sulle quali, diciamo, si poteva rifinire un po' di più. A me le cose che non vanno molto giù, in realtà quella che proprio mi dà fastidio, perché lo sapete e lo so che Alessio su questo è con me, non mi puoi dare nel 2021-2022 una striscia LED frontale di un case uscito adesso che non ha un controllo, che non ha una presa per poterla connettere alla scheda madre. Ti pare normale che io qua dentro ci faccio una bella configurazione nuova, perché ormai qualsiasi scheda compri, pure un H510 di oggi,
di fascia bassa c'ha il connettore a RGB, porca miseria, e questa striscia io devo manovrarla dal tastino. Questa cosa mi farebbe salire un nervoso ogni giorno che tu non hai idea. Sì, ma tu, cioè, allora va, il tuo ragionamento è corretto, però io poi ti ripeto, quando tu mi dici non è possibile, ti faccio 57 euro, ma non si può fare nel 2057. Ok, 57 allora euro, allora accetta tutto, accetta pure i Monex. No, allora, però per 57 euro sicuramente la configurazione che verrà montata qui dentro non è una configurazione di fascia troppo elevata, quindi comunque... Ma comunque, anche se fosse una configurazione da 600 euro, avrebbe ad oggi, perché questo case ricordiamoci adesso, sì, avrebbe quello un connettore a RGB. Però magari in questo caso, visto che sono una striscia, non ha delle vento, allora non ce la mette per niente. No, cioè, secondo me c'è il suo perché, cioè anche il mio voto si ferma sui 7, se consideriamo che questo case costa poco meno di 60 euro. Se sali a 75, no, è, 75 c'hai troppi competitor, non riusciresti comunque a fronteggiare, specialmente con un case Micro ATX, tanti altri modelli che potresti prendere, magari di base in dotazione ti danno già 3, poi 4 non, ventole. Non mi dai la ciccia, cioè guarda, se tu lo giri e vedi come cambia. Che cambia, che c'è? Non c'è una ventola RGB, dammi qualcosa. Vabbè, ma quella ce la metti tu se sei così fatta. Allora non mi dare quella nera. Comunque, vabbè, allora il mio voto pure per me è un 7. Tu gli dai 7 meno, va bene. Giusto per prezzo. Qui sotto voi nei commenti, ragazzi, scrivete voto, motivate comunque sia, non vi fate fuorviare dalle parole nostre in generale. Voi scrivete la vostra percezione, la vostra idea e quindi motivate la vostra votazione. E niente ragazzi, naturalmente qui sotto in descrizione vi lasciamo anche il link. Ricordatevi come sempre che abbiamo un filo diretto con i produttori, ricordatevi che Antec leggerà i vostri commenti, quindi non scrivete il case fa cagare, o comunque ditelo in modo elegante, ma poi specificate il motivo, perché a loro è utile sapere, fa cagare punto, no. Il case non mi piace per questo motivo. Voto 5. Vabbè, faresti fatica ad oggi, cioè su questo, almeno su questo video, su questo numero di case, secondo me si fa fatica a dire questo case non si può dire, cioè saresti imparziale. C'è sempre qualcuno che lo scrive. Sì, però è imparziale. Va bene, ragazzi, aspettiamo i vostri commenti qui sotto. Fatevi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, normalmente iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina. In descrizione trovate il link a tutti gli altri nostri Twitch, social. Ben 3 canali: Twitch, Instagram, Facebook e quant'altro. Ben 3 canali in 2. Ma che ne so, non lo so, dobbiamo subappaltare. Ci vediamo al prossimo video di case. Abbraccio ciao a tutti, ciao. Ragazzi, ciao.